Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia. Bentornati a Fatti e Dintorni. Questa sera torniamo ad occuparci delle fonderie Pisano e lo facciamo con Francesco Morra, sindaco di Pellezzano. Buonasera sindaco. Buonasera. Con Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita. Buonasera. E poi in collegamento abbiamo il dottor Paolo Fierro, vicepresidente dell'Associazione Medicina Democratica. Buonasera. 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 Ecco, perché torniamo ad occuparci delle fonderie Pisano? Perché è degli ultimi giorni la polemica sullo studio SPES, che è uno studio delle esposizioni a cui sono sottoposte le comunità umane suscettibili. È stato condotto per l'appunto uno studio sull'area in cui insistono le fonderie Pisano e sono state fatte delle scoperte, diciamo, non propriamente piacevoli. Lorenzo Forte, in due minuti, in che cosa consiste lo SPES e quali risultati ha dato? Allora, lo SPES è uno studio di esposizione della popolazione suscettibile della regione Campania, che inizia nel 2016 con un primo protocollo, comprendeva circa 175 comuni in tutta la regione Campania, i siti che erano, diciamo, particolari, già conosciuti come potenziali siti inquinati. Già attenzionati, diciamo. Già attenzionati, in particolare nasceva per la Terra dei Fuochi, ma veniva allargato nei territori di Caserta, di Napoli naturalmente, Salerno, Avellino e così via. Però nel giugno del 2016 si fa un primo protocollo che prevedeva un tot di abitanti, perché in realtà lo studio fa le tre matrici, analizza aria, suolo e acque e poi il siero, il sangue delle persone, le feci e le urine, quindi è uno studio completo che poi è stato validato dall'Istituto Nazionale di Sanità. A un certo punto ci si rende conto che mancava un cluster fondamentale, ovvero quello della Valle dell'Irno, che è stato organizzato con un successivo protocollo nel gennaio del 2017, firmato dal sottoscritto, presidente dell'Associazione Salute e Vita, dalle fonderie Pisano, dall'Istituto Nazionale Pascale di Tumori, l'istituto che ha fatto lo studio commissionato alla Regione, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e l'ASL di Salerno. Perché c'è l'Associazione Salute e Vita e la fonderia Pisano? Perché questo studio viene improntato per capire la tossicità del sito industriale Fonderie Pisano e parte dal camino delle fonderie, si allarga come cluster denominato Valle dell'Irno 1 e 2, si parte da 0 a 1 chilometro analizzando 200 cittadini sorteggiati con criteri scientifici da 20 a 49 anni e da 1 chilometro a 3. Concludo dicendo che la popolazione coinvolta da questo studio di porzioni di territorio solo di Baronissi, Salerno e Baronissi, sono circa 30.000 abitanti, di cui arruolabili nello studio, quelli che potevano essere sorteggiati da 20 a 49 anni, persone sane, sono circa 10.000, tutto scritto nel protocollo d'intesa sottoscritto. Quindi questo è lo studio, è uno studio che poi ha portato, lo diremo dopo a che cosa, ed è uno studio validato dall'Istituto Nazionale di Sanità. Ecco, nel frattempo saluto l'avvocato Franco Massimo Lanocita che ci ha appena raggiunto. Salve avvocato. Salve, buongiorno, scusate il ritardo. Ecco, lui è il legale del Comitato Salute e Vita. Dottor Fierro, a lei faccio la stessa domanda che ho fatto a Lorenzo Forte. Che cosa emerge da questo studio SPES e da lei da medico come lo valuta? Allora, innanzitutto i primi risultati che ci furono resi noti in anteprima, ma voglio dire dallo stesso istituto zooprofilattico, riguardavano
il suolo, l'aria e le acque, a monte e a valle della fonderia. Questo per ricalcare diciamo l'obiettivo di questo studio, per questo cluster, no? Il cluster Valle dell'Ira, cioè è stato ritagliato con l'obiettivo di vedere la nocività di quel sito industriale, non per altro. E allora già in quell'occasione si rilevò la differenza, ad esempio, della presenza di metalli pesanti a monte e a valle della struttura, nelle acque prima e nelle acque dopo la struttura, e quindi questo già era significativo. Poi ci fu quella grossa pausa che sappiamo ci ha portato pure a una sorta di conflitto, eccetera. L'importanza di questo studio va ricalcata nella novità, no? Che forse per la prima volta a livello ufficiale, a livello diciamo sistematico, vengono studiati i biomarcatori, cioè vale a dire la presenza negli esseri umani delle sostanze nocive che per esempio sono state rilevate nell'ambiente. Questa è una novità. Quindi dobbiamo dare atto sicuramente pure all'intelligenza e alla visione scientifica no, innovativa che ha guidato questa impostazione. Il dottor Montella, che è stato uno di compianti, insomma, purtroppo non c'è più, insomma, è stato uno degli ideatori di questo tipo di progetto. E quindi ha importanza in questo senso. È finalmente la prova provata che, per esempio, certi metalli pesanti entrano nel corpo, non si trovano solo più nell'aria oppure nel suolo, ma entrano nel corpo e nel sangue, quindi circolano in tutti gli organi e gli apparati. E questo elemento è un elemento fondamentale pure per valutare, ad esempio, il nesso di causalità. Perché finora, tra l'altro, era uno degli argomenti che vennero usate nella richiesta di archiviazione del processo. Finora si diceva l'industria siderurgica produce no, i tumori all'albero respiratorio, perché questo statisticamente risultato, eccetera, eccetera. Però noi abbiamo fatto allora l'obiezione, guardate che i metalli pesanti, le diossine, i furani, eccetera, eccetera, non è che entrano solo nell'albero respiratorio, penetrano in tutto l'organismo, no? E diossine, mercurio, cadmio, cromo, eccetera, eccetera, possono essere cause di malattie, di tumori, di morte pure, per diciamo, l'attecchimento in vari organi ed apparati. Quindi è riduttivo ragionare nei termini, diciamo, della vecchia statistica medica. No, cioè sappiamo che sicuramente gli idrocarburi producono tumori al polmone, allora contiamo solo i tumori al polmone. Noi abbiamo detto, dovete adottare la stessa mentalità, la stessa ottica che si è adottata a Taranto. Ed è quella di valutare il complesso delle patologie, di conteggiare le variazioni di mortalità rispetto, per esempio, al resto della regione o della città. Bisogna valutare specialmente quante patologie in eccesso ci sono in quella zona. In più, questo studio ci consente di dimostrare direttamente la presenza di queste sostanze nocive nell'organismo. Badate bene, in soggetti che risultano ancora sani, i volontari sono state tutte persone selezionate perché dovevano essere in perfetta salute, non dovevano avere precedenti di patologie neoplastiche, non dovevano avere abitudini voluttuarie a rischio, quindi voglio dire fumo, no? Abusi alimentari, eccetera, eccetera. Detto questo, che cosa è risultato poi alla fine? E qui voglio dire, sono uscite delle cose molto gravi, se vedete le mappe sono molto evidenti, cioè c'è stata la sorpresa dichiarata persino dal
dal presidente De Luca, che paradossalmente certi livelli di inquinamento per alcuni elementi veramente nocivi, a grosso, enorme pericolosità per la salute, sono usciti molto più alti nella Valle dell'Irno e nella Valle del Sabato che non nei territori dove c'era attesa di elementi, diciamo, di gravità. Non che quegli altri territori siano, diciamo, immuni da questi tipi di pericoli. Hanno una situazione grave, ma la Valle dell'Irno ce l'ha gravissima. Questa è la verità. Perché a partire dal mercurio, no? Che è risultato 5 volte superiore a quello dello studio complessivo, quindi anche della terra dei fuochi, ma anche ancora di più cadmio, cromo, antimonio. Allora, quando si dice, ma chi ci dice a noi che questo sia in relazione all'attività siderurgica? Prima di tutto c'è il discorso che questo studio è stato ritagliato per esaminare questo tipo di nocività, no? In secondo luogo, questi 4 elementi, che più c'è in percentuali diverse, però sono strette, andatevi a leggere le schede, insomma, non ci vuole granché su internet, cioè sono tutti connessi con l'attività siderurgica. Mentre il mercurio, per esempio, può essere anche connesso con altri tipi di attività, come per esempio le attività estrattive, le miniere, eccetera, eccetera, che da quelle parti non ce ne sono, no? Oppure, che so io, grossi cementifici, oppure tipi particolari di lavoro, di lavorazioni, come parte scomparsi, la formazione di leghe di oro, eccetera, eccetera. Però la combinazione di questi 4 elementi è specifica proprio di quell'attività produttiva. E in particolare per l'uso, diciamo come carburante, per la fusione dei combustibili fossili, in particolare il carbon fossile. Quindi non c'è molto da discutere dal nostro punto di vista. Questo è il problema, diciamo, che può riguardare le indagini giudiziarie, sia in sede civile che penale. Ma c'è un enorme problema, evidentemente, che de deve essere affrontato prima e senza attendere tutta l'iter giudiziario della causa, eccetera, perché è un elemento certo che va posto all'attenzione sia dei primi cittadini, no, che delle autorità sanitarie. E qui voglio dire, il sindaco di Pellezzano si può dire che è stato sempre in prima linea, è stato il primo che ha reagito in maniera adeguata a questa storia. Gli altri invece abbiamo assistito a questa sorta di levate di scudi per paura che forse questo elemento di allarme potesse danneggiare in qualche procura delle attività. Però io torno a ripetere, come medico e come cittadino, e dico che il problema salute è prioritario rispetto a tutte le altre cose e trascurarlo oppure metterlo, sottacerlo, far finta di niente è un atto di gravità che poi, diciamo, evidentemente può essere pure preso, richiesto, diciamo, come dire. È un atto di responsabilità a cui È il evidentemente solito si potrebbe scambio sa rimediare salute in futuro. lavoro, dottore, no? Fondamentalmente. E certo, sì, pure Così è questo, perché un voglio ragionamento dire, che è stato senza fatto la anche con salute. l'Ilva e con altre grandi. Ma è sempre la stessa cosa, è sempre lo stesso ricatto, pure rispetto, voglio dire, noi alle maestranze che ci avevano mostrato una certa ostilità nei nostri confronti, però noi assenti ci preoccupiamo anche della loro salute. No, anche Certo. se è molto più esposta la popolazione rispetto a loro, che comunque hanno un turno lavorativo limitato di 8 ore, no? Ma chi abita da quelle parti, notte e giorno, specialmente chi non ha, diciamo, chi è fermo in casa per motivi di scarsa mobilità, come gli anziani, i bambini, eccetera, evidentemente quelli respirano continuamente le esalazioni o comunque tutte le sostanze che vengono emesse da quell'impianto. Quindi questo è il discorso. Questo è l'elemento che poniamo in discussione, diciamo, al di là del piano giudiziario, ripeto,
è un discorso di cui. Ma che cosa si vuol dire? Non è fatto bene lo studio? No. E allora ripetetelo immediatamente, però non si può far finta di niente né giocare sulle ipotesi alternative. Certo. C'è un problema di, diciamo, è un disastro ambientale che va esaminato nella dovuta considerazione, non si scherza. Avvocato Lanocita, come si inserisce questo studio nel procedimento giudiziario? Ma noi abbiamo un giudizio al TAR ed è stato il giudice amministrativo che ci ha seguito e ha fatto in modo che fosse pubblicizzato lo studio, perché vorrei chiarire subito, l'istituto zooprofilattico ha resistito molto alle nostre richieste di avere copia dello studio. Abbiamo dovuto scomodare il TAR per far ordinare all'istituto zooprofilattico per ben due volte la pubblicizzazione dello studio, affinché appunto lo potessimo poi rendere in giudizio. Noi abbiamo un giudizio che riguarda l'autorizzazione di impatto ambientale che è stata rilasciata all'AIA di recente, stranamente di recente, dalla Regione Campania, perché affinché l'opificio continuasse a produrre così ancora per 12 anni. La cosa è drammatica, peraltro rappresenta una leggerezza enorme, per non dire altro, con la quale la Regione Campania ha affrontato questa tematica. Si tenga conto che già avevamo un'anticipazione dello studio, questo fatto già due anni fa, da cui emergeva il dato della estrema fragilità della zona. Oggi emerge un dato di estremo inquinamento che porta la Valle dell'Irno ad avere un primato in Regione Campania che supera, in base al quale supera per ben cinque volte i valori già alti della terra dei fuochi per quanto riguarda la diossina, il cadmio e il mercurio. Ora, il dato è questo: quando si dà un'autorizzazione di impatto ambientale, normalmente si fa la cosiddetta VIA, che è la valutazione dell'impatto ambientale che qualsiasi intervento sull'opificio può determinare l'ambiente. Questo poteva essere l'occasione per valutare due cose: o valutare la possibilità che l'opificio continuasse a condizione di interventi radicali che avrebbe dovuto svolgere, cosa che non è avvenuto, oppure come dire, chiudere e determinare il fatto che l'opificio non poteva essere compatibile con l'ambiente e con il grado di inquinamento che l'ambiente già possiede. Questa valutazione di impatto ambientale non è stata fatta, quindi l'oggetto del giudizio è proprio questo, perché diciamo che l'AIA non poteva essere concessa, uno, perché già di fatto sappiamo che l'ambiente è inquinato, due, perché comunque sul piano procedurale non è stata anticipata da una valutazione di impatto ambientale che era necessaria. La Regione, da canto suo, da un lato De Luca fa la conferenza stampa e dice drammaticamente che la Valle dell'Irno è inquinata, e poi fa riferimento sostanzialmente all'opificio, quando dice qua poi ci sta un opificio industriale sul quale non si capisce come valutare se fa impattante o meno, perché un giorno lavora, un altro giorno non lavora, dobbiamo comunque capire le ragioni del lavoro insieme alle ragioni della salute. Ma santo Dio, noi abbiamo chiuso l'Italia è stata chiusa per due anni in virtù di un principio che è normato, è l'articolo 133-134 del decreto legislativo 152 sull'ambiente, che è il principio di precauzione, che rappresenta il fatto che in Italia, così come in Europa, vale innanzitutto il diritto alla salute su ogni altra cosa. Abbiamo chiuso l'Italia sulla base di questo principio per il Covid. Ci sono stati ristoratori, baristi, imprenditori che hanno, alcuni sono anche falliti in virtù di questa necessità e di questo obbligo di legge che ha avuto il nostro legislatore. Quando con il Covid abbiamo anticipato, abbiamo, come dire, anteposto il diritto alla salute al diritto al lavoro e all'attività economica. Possibile che su una fabbrica che comunque inquina,
Ora, a me non interessa dire che è la sola fonte di inquinamento nella Valle del Ligno, ma mi interessa dire che la Valle del Ligno è già martoriata. Possibile che si va a dare un'autorizzazione a continuare un'attività per altri 12 anni in maniera così leggera da fare una valutazione di impatto ambientale? È da delinquenti, è da delinquenti. I funzionari che hanno fatto queste cose sono dei delinquenti, se l'hanno fatto volutamente. Se l'hanno fatto volutamente, se l'hanno fatto con leggerezza, allora sono degli ignoranti, perché ignorano quali sono gli elementi basilari sulla base delle quali si deve poter dare questa autorizzazione. Allora io dico, la prima questione, sulla base di questa novità, che questo studio che rappresenta un'area così martoriata, il primo atto che dovrebbe fare il Presidente della Regione è quello di applicare il principio di precauzione e come minimo sospendere l'autorizzazione ambientale che è stata rilasciata con tanta leggerezza. Secondo atto è avviare una valutazione seria di impatto ambientale per determinare quali sono gli elementi in virtù dei quali si determina questo inquinamento anche da parte dell'opificio, che non sarà l'unico, non sarà il solo. Ma stiamo anche con la goccia che fa traboccare il vaso. Cioè, laddove ci sta un inquinamento alto, basta poco per determinare la catastrofe. E noi ci siamo vicini. Ora, a me non interessa oggi stabilire, in questo momento preciso, stabilire se le fonderie Pisano sono l'unico elemento, l'unico soggetto che ha determinato questo grave inquinamento. A me interessa stabilire un dato, e cioè che quelle fonderie non possono continuare a svolgere la loro attività così bellamente senza che sia fatta un minimo di screening su quello che viene determinato dalla loro attività sul territorio già fortemente compromesso. Questo è il dato. Questa sarà la causa, ovviamente, che discuteremo adesso a ottobre prossimo sulla base di questa novità che per fortuna il TAR ha voluto acquisire. E per fortuna, per ben due volte ha voluto chiedere e imporre all'Istituto Zooprofilattico la pubblicizzazione di questo importante studio. Si badi, quando abbiamo chiesto la prima volta la relazione finale, ci hanno dato una relazione, che non era quella giusta, non era quella corretta, fatta di 4 pagine di valutazioni che forse aveva sottoscritto e aveva elaborato il direttore dell'Istituto Zooprofilattico. Noi dicemmo che all'epoca, a parte che il dato che ci era stato trasferito alla Regione come relazione finale non era quello giusto, dicemmo che era stata una falsa partecipazione democratica che era stata fatta. Oggi, sulla base di quello che ha fatto il TAR, abbiamo costretto il Presidente della Regione a fare opera di pubblicità, invocando e dicendo che si faceva grande opera di trasparenza. Ben venga. E ben venga anche nell'intervento degli altri sindaci, ma io devo dare atto ad un solo sindaco di aver svolto una vera attività a favore della propria popolazione, ed è il sindaco di Pellezzà, il quale sin dall'inizio ha svolto iniziative, attività, diffide ed è stato anche all'interno dei giudizi che noi abbiamo avviato. Oggi si presentano ad incassare un successo, altri che invece sono stati alla finestra e che qualche volta si sono anche messi di traverso. No, non è giusto. Per l'amor di Dio, non ci deve stare nessuna supremazia, dobbiamo allargare il fronte, questo va bene. E allora io faccio l'appello agli altri sindaci, invece di chiedere cose che oramai non servono più, si uniscano alla nostra richiesta fatta al Presidente della Regione Campania di sospendere l'AIA che è stata appena rilasciata e di avviare una verifica effettiva di screening sul territorio rispetto a quello che le fonderie Pisano hanno pensato di poter fare come migliori tecniche disponibili, di poter applicare al proprio opificio per valutarne la portata e per valutare effettivamente se questi interventi servono o non servono ad un ambiente oramai così disastrato. Andiamo in pubblicità, ci rivediamo fra poco con Fatti e Dintorni. Seconda parte di Fatti e Dintorni, stiamo parlando
della problematica relativa alle fonderie Pisano. Sindaco Morra, lei non ha firmato la richiesta di incontro con il Presidente della Regione Campania, che è stata inoltrata dai sindaci di Mercato San Severino, Fisciano, Calvanico, Bracigliano e Siano. Perché? Sì, io non ho ritenuto opportuno firmare la nota congiunta dei sindaci della Valle dell'Irno che hanno richiesto la convocazione in audizione della Commissione Ambiente della Regione Campania congiuntamente all'Istituto Zooprofilattico, perché mi sembrava un controsenso, soprattutto perché il Comune di Pellezzano si è costituito in diversi procedimenti civili, amministrativi e penali. In tale ambito, come diceva poc'anzi l'avvocato Lanocita, a cui va il ringraziamento anche dell'amministrazione comunale di Pellezzano per aver seguito la parte legale di costituzione, il Comune di Pellezzano ha richiesto per l'appunto la sospensione dell'AIA, dell'autorizzazione ambientale che è stata rilasciata dalla Regione Campania. In tale ambito c'è stata una prima richiesta da parte del Comune di Pellezzano di accesso agli atti alla Regione Campania, che si è celebrato presso la Regione Campania, dove ci sono stati dati solo dei documenti, 4 fogli riduttivi di uno studio invece che era molto più corposo, e dopodiché 2 ordinanze del TAR che ha fatto accedere allo studio completo che è stato realizzato. Notizia che noi, per la verità, anche per il tramite dell'Associazione Salute e Vita, che ringrazio, abbiamo reso subito noti alla stampa quelli che sono stati i risultati dello studio SPACE, che venivano dalla relazione del biomonitoraggio consegnata in inglese e fatta tradurre da esperti sia dell'associazione che anche dell'amministrazione comunale. Il dato noi l'avevamo già preannunciato a seguito dei documenti che avevamo ricevuto, anche perché come territorio di Pellezzano i cittadini che si sono sottoposti allo studio sono numerosi, anch'io mi sono sottoposto direttamente alle analisi cliniche che furono effettuate a cavallo tra il 2016 e il 2017, e logicamente c'era anche molta attesa da parte dei cittadini di capire che cosa avveniva nella Valle dell'Irno a livello di inquinamento. Un dato certo oggi c'è: la relazione che ci è stata consegnata è ancora un po' sibillina, non c'è una secondo noi non si va a mettere insieme concretamente, a scrivere nero su bianco, che la fonte di inquinamento proviene dallo stabilimento che tra l'altro ha sottoscritto il protocollo d'intesa, e non ho firmato la nota inviata alla Regione con gli altri sindaci della Valle dell'Irno perché lo studio ha interessato cittadini residenti nella città di Salerno, nel comune di Pellezzano e nelle frazioni di Aiello e Acquamela del comune di Baronissi. Quindi si è creato un allarmismo anche, diciamo, nell'intera Valle dell'Irno, che comprende tra l'altro i comuni come Calvanico, Bracigliano, Siano, Mercato San Severino, Fisciano, ma anche i comuni del Montorese, dove si è creato una sorta di allarme a seguito di uno studio che però ha interessato un campione di circa 400 abitanti, ma che ricadono nella città di Salerno, Pellezzano e Baronissi. Per questi motivi non ho voluto firmare la nota, anche apprezzando l'interessamento attuale dei sindaci, che segue la conferenza stampa del Presidente della Regione Campania e del Direttore dell'Istituto Zooprofilattico, che hanno reso noto i dati, ma manca l'elemento più importante, quello di capire che cosa si vuol fare per il prosieguo, ma soprattutto quale decisione nel merito la Regione Campania ha preso circa l'esistenza di impianti industriali siderurgici nella Valle dell'Irno, in una zona tra l'altro completamente urbanizzata. Noi per anni siamo stati al fianco delle iniziative dell'Associazione Salute e Vita, soprattutto per chiedere la delocalizzazione dell'impianto di fratte delle fonderie Pisano. Forse siamo giunti nella fase dove ormai è inutile chiedere la delocalizzazione, ma bensì la chiusura dello stabilimento in attesa di una reale e concreta delocalizzazione, in quanto i dati sono fortemente preoccupanti. Questo, tra l'altro, nelle ultime ore sono stato coinvolto anche come delegato ANCI all'ambiente della Campania, dove anche attraverso l'ANCI, diciamo, dopo un po' di tempo anche Legambiente si è interessato allo studio SPACE, dopo, ripeto, che noi avevamo già reso noti i risultati, ma si è attesa la conferenza stampa del Presidente della Regione per interessarsi alla problematica.
stiamo seguendo e monitorando quelle che sono le azioni che seguiranno. Per noi, dopo questo studio, logicamente speriamo vivamente di un intervento incisivo da parte della Regione Campania. Sabato ci sarà una manifestazione di Legambiente che sarà organizzata a Baronissi, dedicata proprio all'inquinamento ambientale. Parteciperete anche voi come comitato Salute e Vita? Ufficialmente non abbiamo ricevuto l'invito, anche se telefonicamente ci è stato detto venite anche voi. Noi andremo per due motivi, perché metteremo in chiaro che per parlare di queste cose che riguarda la vita, i morti, gli ammalati della Valle dell'Irno, che stiamo seguendo dal 2003, da quando io da consigliere comunale feci una denuncia alla Procura della Repubblica perché alcune persone mi si avvicinarono a Salerno e mi parlarono della fonderia, e io da consigliere denunciai alla Procura la fonderia, ci fu la prima inchiesta e la prima sentenza passata in giudicata di patteggiamento, dove i reati erano già gravi nel 2007. Per parlare di queste cose Legambiente dovrebbe fare, almeno quella della Valle dell'Irno, mi dispiace dirlo, un bagno di umiltà e studiare, perché vedere il presidente Antonio D'Auria che si allinea alle dichiarazioni errate del sindaco di Baronissi Valiante, che crea questo allarme di altri comuni che non c'entravano, noi siamo stati all'incontro con lui e abbiamo cercato di spiegare, di far capire che il cluster Valle dell'Irno riguarda Salerno, Baronissi e Pellezzano, punto. Tutto il resto, i medio impact di cui fa parte anche questo cluster, sono una cosa diversa e i risultati dello studio sono ben diversi, anche se anche lì non è che c'è il paradiso, però l'inferno si chiama Valle dell'Irno, questi tre comuni. Giusto, no, scusami, voglio concludere. Antonio D'Auria, presidente di Legambiente Valle dell'Irno, prima di parlare, di scrivere su Facebook che bisogna far fare degli studi... Ecco, però per questo, ieri... Sulla città è uscito un articolo in cui c'è il sindaco di Baronissi Valiante che fa alcune dichiarazioni e dice a un certo punto i dati generano perplessità e dubbi sugli effettivi territori inquinati e sulle cause inquinanti, quando invece, come ha detto anche il dottor Fierro, appare in realtà tutt'altro. Poi ovviamente volesse replicare il sindaco di Baronissi, noi siamo disponibili. Però diciamo, da quello che ha anche detto il dottor Fierro, è tutto molto chiaro in realtà. Dubbi ce ne sono pochi rispetto a... Queste dichiarazioni, che registriamo un cambio di rotta parziale del sindaco di Baronissi, perché all'inizio difendeva spada tra la fonderia Pisano, non puntiamo il dito contro la fonderia, non facciamo strumentalizzazioni, fortunatamente ha cancellato queste parole dalle sue dichiarazioni attuali, ma restano comunque gravi le sue dichiarazioni, perché sono dichiarazioni che non purtroppo devo dire con amarezza, dichiarazioni indotte probabilmente da cattivi consiglieri e da qualcuno che ha interpretato male lo studio, dichiarazioni false, che se non conoscessimo Gianfranco Valiante come persona avremmo potuto pensare che stesse facendo un lavoro sporco, ovvero quando succedono delle stragi, no? Vediamo quella di Borsellino, altri servizi segreti dei reati fanno i depistaggi. Così qua, o fanno scomparire qualche traccia. Però in questo caso fanno i depistaggi, spostano l'attenzione su cose che non esistono. In questo caso sappiamo la bontà e l'onestà di Gianfranco e quindi Valiante, e qui non pensiamo a questo. Però avremmo potuto pensare ai più, chi legge queste cose che sono false, lo ribadisco, perché nella relazione finale noi abbiamo fatto tradurre da medici, da tecnici, da persone diciamo competenti, perché se l'avessimo detto noi saremmo potuti incappare in quello che dice Valiante, in quello che dice qualcun altro. In questa relazione finale, le pagine 30, 47 e 116, pagine che abbiamo inviato al sindaco Valiante, al sindaco di Pellezzano, l'abbiamo fatto per correttezza, ma in realtà lui già conosceva lo studio perché con noi ha fatto l'accesso agli atti, ha ottenuto la sentenza e l'ordinanza, però noi abbiamo fatto al sindaco che è il responsabile primario della salute umana
Vincenzo Napoli, al sindaco di Pellezzano e al sindaco di Paronissi il 21 maggio. Gli abbiamo mandato delle PEC con la traduzione delle tre pagine, che dice in tutte e tre le pagine, a una parte dice la Valle dell'Irno, la Valle del Sabato, Valle dell'Irno intesa nei tre comuni. Quindi Salerno, Baronissi, Pellezzano, ricordiamolo. Benissimo, perché... sta scritto nel protocollo d'intesa, sta scritto dappertutto. Vabbè, meglio leggere. Ricordiamolo per i telespettatori. Per i telespettatori per, e anche per il sindaco che sbagliano a leggere o a farsi consigliare male. Allora, la Valle dell'Irno, la Valle del Sabato, che si trovano in questa zona in medio impatto, contribuiscono a questa contaminazione attraverso la presenza di grandi impianti industriali e la conformazione orografica dei siti. Punto. Pagina 47. Irno e Valle del Sabato, dove la presenza di impianti industriali dà un importante contributo alla diffusione dei metalli pesanti e degli idrocarburi policiclici aromatici, tutta roba industriale, cioè la fantasia del quello che c'è a Calvanico e così via, ovvero i fertilizzanti, è tutto quello, qui non c'è, ed è chiaro, la Valle dell'Irno non c'è questo inquinante di cui parla Gianfranco Valiante, purtroppo per una cattiva interpretazione. Poi le aree di impatto medio, che sono tutti i comuni dove ci sta pure la Valle dell'Irno, consistono in alcuni siti, quando parla dei siti particolari, di particolare interesse, data la presenza di impianti industriali concerie nella zona di Solofra. Quindi Solofra si accusa la conceria, si dice questo è quello, si è trovato là la conceria. Irno, quindi la Valle dell'Irno, fonderia siderurgica nella Valle dell'Irno, cioè una fonderia siderurgica nella Valle dell'Irno. È chiaro il... cioè più chiaro che se si muore. Industrie metallurgiche, siderurgiche, impianto di smaltimento dell'amianto nella Valle del Sabato e infine l'area denominata Agro-Niceno Sarnese, caratterizzata principalmente dalla contaminazione delle acque sotterranee causate da, qui dice, da percolato, dalle discariche, dall'ampia presenza di compatti legati all'uso di pesticidi. È qui che ci sono i pesticidi. Salerno, Baronissi e Pellezzano. I pesticidi è un'invenzione, quindi sarebbe stato un depistaggio se c'era malafede, ma in buona fede si è fatto un depistaggio gravissimo, perché si è fatto procurato allarme, si è detto che non è la fonderia, ma la fonderia è. E io dico un'altra cosa e concludo. La fonderia Pisano, il presidente De Luca, soprattutto il primo responsabile della salute umana, Enzo Napoli, sindaco eletto, si stanno sporcando le mani di sangue, perché sono responsabili, quantomeno morali, di ogni giorno che si perde. Noi ricordiamo che questo studio spesso, noi abbiamo qui una relazione presa in procura, che poi ci hanno dato a noi a maggio del 2020, a me e al sindaco, dove c'è un frontespizio, eccolo qua, studio spesso, sotto c'è scritto report gennaio 2020, consegnato anche a De Luca, molto prima tra l'altro, dove già c'è scritto che la Valle dell'Irno, la Valle del Sabato, hanno 5 volte il mercurio, il cadmio e la diossina, che erano metalli che sono procurati, secondo la letteratura scientifica, non secondo quello che dico io, che sono un analfabeta della scienza, no? No, no, ho solo laureato in scienze politiche e non capisco di scienza. La letteratura scientifica dice il mercurio viene prodotto dal carbon coc che fonde nelle attività industriali siderurgiche. Al sindaco Morra chiedo, nel tuo comune, sindaco, ci sono altre fonderie? Credo di no. Domanda retorica, risposta ovvia. Nel comune di Baronissi non ci sono, cementifici, non ci sono metalli, attività. Qui l'unica fonte è quella che c'ha, pur da caso, il forno a cubilotto dove si fonde il carbon coc per creare. Ultima cosa, la diossina nel 2017 è stata trovata nelle fonderie Pisano, che l'ARPAC ha scritto, poiché la maggior parte di questi metalli che sono stati sequestrati dalla procura, una parte manca, la maggior parte tengono olio e plastica, anche se sulle bolle
risultano puliti, poiché ne hanno bruciato un terzo di questi metalli, la fonderia Pisano ha creato il rischio di ossina. Terzo, il terzo metallo, il cadmio. Il cadmio è una letteratura scientifica, non un analfabeta di scienza come me o come Gianfranco Valiante o come il sindaco Morre, che non abbiamo competenze specifiche di scienza. Dice la letteratura scientifica che il cadmio si crea con la fusione di metalli. Chi è che fonde i metalli? Si chiama Fonderia Pisano, in quei cluster, in quei 3 chilometri, da 0 a 3 che partono dalla fonderia. Quindi di cosa stiamo parlando? Chiunque oggi continua a perdere tempo, anche quei sindaci, anche Lega Ambiente e il sindaco che insistono nel voler fare un tavolo con la regione. I tavoli li abbiamo fatti nel 2014 con Caldoro, li abbiamo fatti noi, ci siamo visti 2 volte, abbiamo iniziato a mettere insieme tutte le carte. Dopodiché l'hanno convocato una sola volta Fulvio Bonavitacola, poi quel tavolo che è ancora attivo, la delibera di giunta regionale che prevede il tavolo, lo diciamo a Lega Ambiente che ha fatto questa richiesta perché non lo sa, è ancora attivo, quindi il tavolo esiste già, ma non è stato mai più convocato. I tavoli, è passato il tempo, i morti, gli ammalati muoiono ogni giorno e ci sono. Basta perdere tempo, si faccia un'ordinanza contingibile urgente di chiusura immediata, lo fa il sindaco. Il Presidente della Regione ha il potere di sospendere, come diceva l'avvocato Lanocito, non lo dico io che non ho competenze, la AIA, Alessandro, un'AIA concessa nell'aprile del 2020 per 12 anni a Pisano, quando De Luca conosceva già nel gennaio del 2020, 6 mesi prima, i risultati di mercurio e cadmio. Quindi di cosa stiamo parlando? Si faccia presto. Si faccia subito, perché altrimenti si ci sporca le mani di sangue dei prossimi morti e ammalati. Andiamo verso la chiusura, quindi faccio sia al dottore Ferro che all'avvocato Lanocita la stessa domanda. Per il futuro che cosa possiamo immaginare? Quindi prima il dottor Ferro. Allora, guardate, c'è stata la sentenza di Taranto ultimamente. E c'è stato qualche giorno fa la richiesta di interrompere la produzione basata le cokerie di Taranto. Il problema è il combustibile fossile, no? Che produce, come ha detto Lorenzo, produce principalmente il mercurio, ma anche idrocarburi policiclici aromatici e tutto il resto appresso. Però, insomma, questo è, cioè, si è posto già in discussione sicuramente la possibilità proprio di utilizzare questi tipi di impianti che non vanno più bene, no? Il ministro dell'innovazione tecnologica, eccetera, eccetera, ha detto: questa è una svolta, dobbiamo sicuramente cambiare il capitolo. Allora, posto che la fonderia per un decreto regio è classificata come attività produttiva perniciosa e incompatibile con il tessuto urbano, però a parte questo, qualora pure la si volesse delocalizzare, no? E io capisco pure l'allarme che si è creata a Buccina, eccetera, eccetera, c'è la possibilità di fare degli impianti non nocivi o comunque evitare questo tipo di nocività, che sicuramente è di un'aggressività non tollerabile per un paese civile. Cioè, i morti là già sono programmati, no? Questo lo si sapeva già nel 1928, quando è stato fatto il regio decreto che riguardava le industrie nocive, che non sono compatibili col tessuto urbano. Detto questo, quindi praticamente già di per sé quell'impianto deve essere non è compatibile col tessuto urbano, va chiuso la situazione. In secondo luogo, in futuro non è possibile che si ripetano di nuovo gli stessi errori, cioè si deve proporre un tipo di attività industriale meno nociva, e c'è la possibilità, perché voglio dire, in Germania, nei paesi scandinavi stanno facendo pure la siderurgia in un'altra maniera.
Quindi questi sono i problemi. Un altro problema che volevo sottolineare, no? Rispetto alla disquisizione del rapporto sull'attività siderurgica o meno, se andate a vedere le schede dello studio SPES, la Valle del Sabato, mentre nella Valle del Sabato diciamo ci sta una combinazione di, ci sta pure il mercurio, però ci sta una combinazione di elementi nocivi che magari è discutibile da quale fonte possono essere prodotti. Nella Valle dell'Irno ci sta una combinazione di elementi che sono specifici proprio dell'attività siderurgica. Non è che è possibile un'alternativa, no? Questo è qua. Un altro fatto importantissimo che sta scritto sempre nello studio SPES, che chiaramente può essere pure relativa ad altri tipi di attività nocive, ed è la presenza di PCB e interferenti, sostanze che interferiscono con l'attività ormonale e in particolare gli ormoni femminili. Questa cosa qua, guardate, sempre in quelle parti sta scritto, la si ritrova pari pari solo ad Acerra, nel cluster 12, ed è responsabile di tumori alla mammella. No, allora, ricapitolando, i rischi che sono attualmente evidenti alla presenza di questi diciamo risultati sono tumori e malattie del tratto genitourinario, tumori del sistema nervoso centrale, tumori alla mammella, tumori del sistema emopoietico, cioè linfomi, leucemie, eccetera, eccetera. Questo è il quadro che c'è. Lasciando così la situazione, ci aspettiamo questo tipo di risultati da un punto di vista diciamo epidemiologico. Allora qui ha ragione Lorenzo Forte, no? Essendo note queste cose, queste risultanze, le autorità sanitarie e politiche devono prendere da adesso dei provvedimenti per interrompere diciamo la diffusione di queste sostanze nocive, oppure devono dimostrare che lo studio è carta straccia, è stato sbagliato, no? Però dovrebbero ripetere rapidamente tutto. Vuol dire però che questo può essere un meccanismo perverso, perché praticamente farebbe perdere ulteriormente tempo, e il tempo determina in qualche modo nuovi casi. Mi chiedo, no? Nel prossimo futuro, rimanendo così la situazione, una famiglia che riceve, che nasce, vede nascere un bambino malformato, oppure un giovane che si becca la leucemia, oppure un caro che si prende il tumore alla vescica, eccetera, parlo di cose che in qualche modo sono uscite pure dall'indagine che ha fatto il Ministero della Salute a risposta dell'interrogazione parlamentare. Il familiare che ha ricevuto questo tipo di danno avrà tutto il diritto di rivalersi sia contro le autorità sanitarie che sapevano questa situazione e non hanno fatto niente, sia contro i sì che non hanno fatto niente, ma pure contro chi gestisce la nostra sanità. È chiaro? Perché questa è, diciamo, la situazione attuale. Nessuno si illuda di poter essere scudato da queste storie qua. E il caso Vendola ormai fa storia, cioè chi gestisce la politica, chi gestisce la sanità è responsabile di fronte a certi elementi di diciamo aggressività, di pericolo per la salute. Questa è la situazione. Allora ognuno si prende responsabilità. Anche pure fare la guerra, no? Inseguire chi deve fare il suo dovere, fare le operazioni di sfondamento per avere delle carte, no? Che dovrebbero essere pubbliche per un atto di democrazia, scoprire, diciamo, in corso d'opera che certi servizi, no? Come può essere il registro nominativo delle carte, o pure il registro dei tumori,
non vengono aggiornati da una vita, non se ne parla proprio. Però, insomma, mo non voglio polemizzare il passato. Questa è la situazione, bisogna voltare i panni, ma radicalmente. È un discorso di responsabilità pure verso le nuove generazioni, è chiaro. Posto che tutta questa roba di cui abbiamo parlato passano pure attraverso la placenta e quindi colpiscono anche gli organismi in fase neonati, certo, di sviluppo. Certo. Tutto questo lo diciamo molto chiaramente come Medicina Democratica e voglio dire anche sicuramente come Comitato Salute. Noi dobbiamo dare le autorità alle loro responsabilità. Certe cose non possono essere ignorate. Questo è tutto. Avvocato, le chiedo di essere breve, però ecco, come immagina il futuro dal punto di vista giudiziario rispetto alle novità emerse dallo studio Spes? Io mi auguro che questa pubblicizzazione, il risultato dello studio che noi abbiamo fortemente voluto, sia la guida che possa far percorrere la strada ai magistrati del TAR per dichiarare illegittima l'AIA rilasciata in assenza di preventiva valutazione di impatto ambientale. Ma questa è una questione che si tratterà verso ottobre. Da qui a ottobre che succede? Io faccio riferimento ad un acronimo che è BAT, sarebbe Best Habitable Technology, le migliori tecnologie possibili. Dagli anni 50, quando cioè le fonderie, ancora oggi questo tipo di fonderia così è chiamata, industria insalubre, perché determina con la fusione una serie di attività nocive, avrebbe dovuto applicare queste PAT, queste migliori tecnologie possibili. Queste migliori tecnologie possibili vengono indicate nei vari settori e quindi anche per la siderurgia dalla comunità europea ogni 7-8 mesi, nel senso che individuano quali sono le tecnologie più avanzate per fare in modo che ci sia compatibilità dell'attività produttiva con l'ambiente circostante. Ovviamente tra queste il carbon coke è stato del tutto messo in forte discussione. Non può essere questo il combustibile per il quale si può, o che si può utilizzare per fare questa combustione. Stanno facendo nuove tecnologie, nuove ricerche. Bene, quindi significa che questa industria oramai e questo opificio oramai è superato. Ci sono state nuove tecnologie avanzate che sono state individuate in comunità europea e non sono applicate a questo opificio. Devo dire che la filiera istituzionale che si è preoccupata ed è intervenuta all'interno della conferenza dei servizi per dare questa AIA si è, come dire, abbrillato per la propria leggerezza. La ASL, quando ha fatto una sua valutazione di tre righe, concludendo che forse serviva il lavaggio del piazzale, qualche altra, l'ARPAC, ritornando sui propri passi, dopo che aveva detto che l'attività dell'opificio era un'attività esiziale significa mortale, ha comunque individuato e sostanzialmente definito che doveva passare l'opificio così com'era. La Regione Campania, che invece aveva i dati, aveva il quadro esatto del disastro nel quale si colloca questo opificio, è stata necessariamente zitta e ha determinato l'adozione di questo provvedimento che è l'autorizzazione di impatto ambientale che l'AIA che dà l'opportunità a questo opificio, questa industria insalubre, di continuare nella propria attività così come la faceva 50 anni fa o 70 anni fa per altri 12 anni. Allora, il sindaco di Salerno, sul cui territorio incide questo e insiste questo opificio, è la prima autorità sanitaria sul territorio, può adottare con un'ordinanza contingibile ed urgente il provvedimento di blocco dell'opificio, perché laddove si prefigura un eventuale danno e c'è solo il sospetto dell'eventuale danno, questo è il concetto del principio di precauzione, l'attività
che può essere dannosa, deve essere immediatamente bloccata. Questo principio oramai è un solido principio del nostro ordinamento giuridico. Il sindaco faccia il suo dovere. Il Presidente della Regione informi e dica ai propri funzionari che non hanno visto questa situazione di valutare la situazione e di andare verso la sospensione dell'AIA nel frattempo. Questi sono i due dati che fino ad ottobre cerchiamo e speriamo che si possano avere, riscattando così quelle istituzioni che fino ad oggi sono state o assenti o complici. Ovviamente un benvenuto a Legambiente, che è stato fino adesso a guardare alla finestra, e mi fa piacere che sia intervenuto in questa battaglia, sperando che stia finalmente dalla parte giusta, perché forse se non sta dalla parte giusta è meglio che rimane dove stava prima, cioè a guardare soltanto i contendenti che facevano la contesa davanti al giudice amministrativo oppure davanti al giudice penale. Un benvenuto al sindaco di Baronissi, il quale anche lui è stato alla finestra fino ad oggi, perché si allarga il fronte e perché finalmente alle popolazioni amministrate di questo cluster, che è un bacino di utenza che è l'intera Valle del Lirno, venga data una risposta sul piano del diritto alla salute dei cittadini e sul piano finalmente del riequilibrio e della tutela dell'ambiente. Dopodiché noi avremo anche questi grandi finanziamenti europei, parliamo di 220 miliardi per la Green, per l'attività industriale compatibile con l'ambiente. Bene, vediamo anche di inserirci in questo grande movimento e di vedere, di trovare le possibilità per andare ad una grande bonifica di quell'area, e perché al posto di un opificio così al posto di un'industria così insalubre venga realizzato un grande parco che dia polmoni e ossigeno agli abitanti della Valle del Lirno. Risarcimento ai cittadini in questo modo. Sindaco, in chiusura, che percezione c'è fra i cittadini? Perché poi chi amministra il territorio lo vive quotidianamente, vive il rapporto con i cittadini. Ma soprattutto negli ultimi anni la preoccupazione da parte dei cittadini è una preoccupazione sempre più costante, tra l'altro le segnalazioni al protocollo dell'ente sono continue, ma anche a livello personale nel contatto diretto c'è molta preoccupazione, ma anche molti cittadini che insistono in quella zona, soprattutto a confine con la città di Salerno, stanno abbandonando il territorio, lasciando le proprie abitazioni per andare via, perché sono fortemente preoccupati. Credo che per chi amministra e chi rappresenta l'autorità sanitaria sul territorio, di fronte a un'emergenza così importante e con dei dati così certificati, non possiamo girare la testa dall'altro lato, non possiamo far prevalere il diritto al lavoro, al diritto alla salute. La salute viene prima di tutto, così come è avvenuto in questi 2 anni di emergenza sanitaria. Dobbiamo cercare di fare in modo di dare delle risposte concrete ai cittadini. L'ultima cosa che aggiungerei è quella che noi come amministrazione comunale, anche grazie al supporto di Medicina Democratica, del dottor Fierro, cercheremo di fare una tracciabilità di quelli che sono le morti sul territorio per mali incurabili, ma tra l'altro e capire quante patologie attualmente sono in essere, una sorta di registro dei tumori che non viene più fatto e aggiornato in Regione Campania, cercando di tracciare questo panorama triste che però ci troviamo ad affrontare. Lorenzo Forte voleva chiudere il discorso. Sì, volevo chiuderlo con un appello agli assenti. Come diceva Franco Massimo, Legambiente, che si è costituita su nostra richiesta nel processo penale, però oltre a quello non ha seguito, e anche al sindaco di Baronissi, di lavorare nella stessa direzione, altrimenti lascino perdere, perché altrimenti facciamo confusione. E l'appello di dovere è al sindaco di Salerno, che in tutta questa vicenda, pur essendo l'attore, dovrebbe essere lui e l'ASL di Salerno gli attori principali, sono coloro che non rispondono neanche alle PEC e neanche alle diffide, e sono coloro che non stanno tutelando la salute della popolazione. La verità è questa, e purtroppo a loro facciamo appello anche attraverso la vostra
televisione affinché scendano in campo, incontrino gli attori principali di questa vicenda. Noi non siamo un'associazione fatta per fare ambiente, per parlare di ambiente un po' come tante altre. Siamo un comitato che è nato sulle ferite dei morti e degli ammalati. Franco Calce, che ha fondato con me il comitato nel 2003, è morto di cancro in quella strada a Via della Partecipazione, che sta sopra le fonderie, che è come se fosse dentro le fonderie. Su 30 residenti, 18 hanno avuto tumori. Quindi questa è la situazione. Noi siamo un comitato che, se è così arrabbiato, e io sono semplicemente, cerco di portare avanti quelle voci. Franco, gliel'ho promesso a lui sul manifesto, che non mi sarei fermato, avrei ripreso la battaglia, l'abbiamo fatto nel 2013, quando avremmo chiuso quel mostro e fermato quella. Ma fermare il mostro non basta, va fatta la bonifica, quindi il discorso di Franco Massimo, e il presidente De Luca deve fare oggi un piano immediato per disintossicare la popolazione, 30.000 residenti che aspettano di liberarsi del mercurio, del cadmio, della diossina e di tutti quei metalli che, per quanto mi riguarda, c'è scritto già nello studio, non hanno scritto il nome Fonderia Pisana, ma hanno scritto la fonderia siderurgica, per quanto mi riguarda, regalate da quel mostro. Devono fare un piano per impedire che contiamo altri morti e altri ammalati, altri bambini che hanno la leucemia, altri bambini o altri adolescenti, come la figlia della signora Anna, che a 18 anni ha fatto l'esame di Stato in ospedale, poi è morta di leucemia. Non lo vogliamo più, non vogliamo più vedere manifesti di morti. Realmente finisco. I lavoratori a cui diamo la nostra solidarietà, perché sono vittime due volte, perché stanno prendendo consapevolezza che fanno un lavoro che procura dolore e sono ricattati, perché senza quel lavoro non possono vivere. Allora diamo la nostra solidarietà e la Regione Campania faccia un piano di salvaguardia di queste 90 persone, tra molti dei quali devono andare in pensione, ma chiuda oggi il mostro. Grazie a Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, grazie a Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita, e grazie al dottor Paolo Fierro, vicepresidente dell'Associazione Medicina Democratica, grazie all'avvocato Franco Massimo Lanocita. La speranza è che con questo dibattito siano stati chiariti molti aspetti relativi allo SPES, senza fare processi, parlando dei documenti dei dati certi. Di quello che c'è scritto sui documenti. Io ringrazio tutti dell'attenzione e do appuntamento alla prossima puntata di Fatti e Dintorni. Buonasera. Arrivederci da Sacobad. La tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia.